Ho capito, disse il dottore. È un caso serio, figliuolo. Avete fatto bene a venire da me. È un caso serio, ma contemplato, in più di 100 gride. Ora vi fo vedere. E così dicendo, s'alzò dal seggiolone e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se stesse mettendo del grano in uno staio. Ma dov'è? Ma dov'è? La vien fuori, la vien fuori perché è una grida di importanza, è una grida fresca. Vediamo un po'. Ora la viene fuori. Vediamo. Ecco, la prese, la spiegò, guardò alla data e fatto un viso ancora più serio, esclamò: 15 ottobre 1627. È una grida fresca, sono quelle che fanno più paura. In fin dei conti, pensò per la prima volta. Nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso. Che anche lei avrebbe potuto maritarsi, vivere un palazzo, godersi il mondo. Che lo poteva, se lo avesse voluto. Che lo vorrebbe. Che lo voleva. E lo voleva, infatti. La paura del contagio faceva dubitare di tutti. La mensa domestica o il letto nuziale erano temuti come nascondigli di beneficio. E Don Rodrigo, una notte, sognò i più brutti e arruffati sogni del mondo. Ma cosa diavolo mi è venuto in mente? Che razza di curiosità da donnicciola mi è venuta di andarla a vedere? Non lo sapevo io che le donne strillano. Strillano anche gli uomini quando non possono difendersi. Non avevo mai sentito belare una donna. Eppure. È viva, costei. Sono a tempo. Io posso andare e dirle: andate. Rallegratevi. Posso anche dirle: perdonatemi. Quando uno apre un libro e si infila tra le sue pagine, lì non sai mai quello che ti può capitare. Altro che scatola di cioccolatini. Questa, per esempio, è la storia di uno che una mattina si è incamminato per un viottolo di campagna diretto al villaggio vicino al suo. È il 7 novembre 1628. Siamo in un paesino non ben identificato sulle montagne nei dintorni di Como. Lorenzo Tramaglino, o come dicevano tutti, Renzo, doveva sposare proprio oggi Lucia Mondella.